E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, finalmente dopo che la volta scorsa sono riuscita a recuperare l'ultimo componente che mi serve per andare ad aprire le celle e recuperare finalmente il pass, che cos'era, una roba del genere, perché non perdiamo più tempo e andiamo a giocare. Io come sempre ringrazio tutte quelle sante persone che si mettono lì ogni volta a scrivermi consigli nei commenti. Mi avete consigliato prima di proseguire di andare ad aprire un paio di lucchetti e mi avete detto che dovrei avere le, insomma, combinazioni nei miei file. Inoltre, mi avete ricordato che per tornare di sotto devo passare tipo dalla guardiola, una roba del genere. Eccoci qua, molto presto il nostro caro amico ci raggiungerà, per cui effettivamente dovrei andare di qua, però appunto poi tra l'altro mi avete ricordato, insomma, di portare con me la chiave della macchina, perché al suo interno ci sarà tipo una modifica per una pistola molto importante. E quindi vediamo un attimino. Ecco qua, vedete ragazzi, cassaforte ignifuga spostata dall'ufficio ala ovest al primo piano, e qui c'è la combinazione. Per cui ufficio ala ovest è proprio qui a fianco, ragazzi. Solo che qua non mi indica la presenza di alcuna cassaforte, il che mi sembra effettivamente strano, a meno che questo, ragazzi, non l'ho già aperto, può essere. Qua c'è un lucchetto a combinazione al secondo piano, questo mi ricordo che l'avevamo trovato. Poi c'è l'armadietto al terzo piano che ci ho provato, ragazzi, ad andarci la volta scorsa, ma purtroppo il caro amico ci ha sbarrato la strada. Probabilmente, ragazzi, o questa l'ho già aperta, mi sembra di sì, può anche essere, perché effettivamente qua sulla mappa non c'è più nulla da completare. Quindi l'unica combinazione che attualmente ho nei file, ragazzi, è questa qua dell'armadietto al terzo piano. E insomma, per cui dovrei salire da queste scale. Devo sperare di riuscirci. Dopodiché devo appunto portare con me la chiave dell'auto, prima che mi dimentichi, assolutamente. La chiave elettronica pure mi avete detto dove la dovevo usare, ma sinceramente adesso un attimo mi sfugge la cosa. Forse c'era un altro computer, ragazzi, se non ricordo male, forse come mi avete suggerito, dopo aver inserito i tre medaglioni, forse in quella parte lì c'era un computer. Allora, visto che abbiamo abbastanza spazio, io direi comunque di portarla con noi. Per il resto, ragazzi, direi di lasciare tutto qua. Ci abbiamo uno spray medico, ci abbiamo le due componenti. Ok, è arrivato, ragazzi, il momento della verità. Credo che per accedere alle scale mi convenga andare da qui, sempre che il nostro amico, ovviamente, ragazzi, me lo consenta. Che perché dovrei vedere da dove sta arrivando. Ah, ovviamente, ragazzi, il nostro amico era giusto qua davanti. Ok, eccolo là, ricominciano i passi. Cioè, è possibile che questo qua ogni volta magari è dove devo andare? Sta scendendo le scale, scommetto. Scommetto la pelle che sta arrivando da qui. Quanto ci scommettete, ragazzi? Che me lo trovo di nuovo di fronte. Quanto ci vogliamo scommettere? Secondo piano. Avanti così, ti prego. Non mi ti parare davanti, ti supplico. Ma sento i passi vicinissimi. Ok, ragazzi, abbiamo di fronte l'armadietto. Io lo sento vicinissimo. Fermi, calma. Calma e sangue freddo. DCM. D. C. No, CM. Ci siamo. Sono riuscita ad aprire l'armadietto per avere quattro colpi. Che meraviglia. E va bene. Ok, allora l'armadietto l'ho aperto, ragazzi. Per cui, visto che io sappia, per adesso non ho più accesso ad armadietti, anche se qua c'è un lucchetto a combinazione, ma credo di non avere nulla che mi indichi come aprirlo. Qua c'è una cassaforte nella sala d'attesa. È possibile che non c'ho le combinazioni? Ok, ragazzi, aspettate. Adesso, analizzando i vari documenti che ho, qui appunto c'è indicato sala d'attesa. Gli è stato confiscato un biglietto.
6 a sinistra, questa è la combinazione per la cassaforte della sala d'attesa, per cui potrei andare lì. Solo che, quindi, al secondo piano devo scendere, dovrò fare un giro della miseria. Eccolo là. Eh no, vabbè. Eh no, come posso fare adesso? Come me la sbroglio, ragazzi? Come me la sbroglio? Questo mi sta a seguire. Oh. Uffa! Devo fare tutto un giro assurdo. Ok, mi sa che mi conviene entrare nella biblioteca, ragazzi, e scendere da lì. Ok. È proprio qua doveva sta! È proprio qua doveva sta! È proprio qua dovevi sta! Ma va a cagare, va! Minchia! Minchia! Minchia, è spavento, affan! Scendia! Scendia! Ok, ragazzi, mi sono troppo stracagata addosso. Allora, siamo al secondo piano. Perfetto. Usciamo. No, non è di qua che devo andare. Minchia. Va a cagare, va pure tu, accidenti. Devo andare di qua. Perfetto. E fare il giro delle scale per andare sull'altro pianerottolo. Meno male, ragazzi, che me ne sono accorta, perché sennò magari la lasciavo indietro. Ok, qua siamo esattamente nella sala d'attesa. Qua c'è la cassaforte. Vediamo qual è la combinazione. Allora, 6 a sinistra, 2 a destra e 11 a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Ok, ce l'ho fatta, raga. Ce l'ho fatta. Che cos'è quest'affare compensatore? Una parte di modifica per la Matilda che riduce il rinculo e il rilevamento con del gas propellente. Il punto è che quest'affare, ragazzi, ci occupa uno slot del nostro meraviglioso inventario, ovviamente. Però posso combinarli? Ok, perfetto, perfetto. Ho potuto combinarli. Come sempre, parlo troppo presto. Ecco fatto. Almeno, ragazzi, ho raccolto una modifica per la mia pistola. Dopodiché, l'unica cassaforte che vedo ancora disponibile è questa qua. È un lucchetto a combinazione. Dovrei vedere se c'è qualche altro elemento che mi sono fatta sfuggire. A few moments later. Io ho guardato tutti, insomma, i file a mia disposizione, non ho trovato nulla che si riferisca alle docce. Magari sta sfuggendo a me qualcosa, però non ho trovato nulla. Per cui dobbiamo scendere al primo piano. Direi di farlo approfittando delle scale che sono appunto di qua. Infatti, perfetto. E ragazzi, continuo ad avere una paura matta di andare in giro per sti maledetti corridoi. Se sta pure a scarica la batteria, meraviglioso, perfetto. Scendiamo di qua. Quanti slot liberi ho? Un po', direi di prendere queste assi di legno, visto che ci siamo. E nient'altro, perfetto. Usciamo di qua. Ok. La guardiola è qui, ragazzi, esattamente. Qui c'è questo tipo che era stato tranciato in due. Qua ci sono, tra l'altro, delle cartucce per fucile. Direi di approfittare, visto che ci siamo, accidenti. Vaffancolo, e che è un'invasione, ragazzi, andate al diavolo. Ok, visto che qua c'è una sala, ragazzi, entriamo qua. Pariamoci un attimo le chiappe. Ok, suppongo che dovremo scendere di qua. E ciao, va a cagare, minchia. Accidenti. La chiave ce l'ho, vero? Perfetto, va bene. Poi la useremo appena saremo vicini all'auto. Perfetto, quel maledetto zombie, ragazzi, mi ha ferito. Eccoci qua.
Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, siamo dalla parte del parcheggio. E chi c'è qua? E chi c'è qua? E chi c'è qua? Ce l'abbiamo fatta. Vabbè. Porca vacca! No, vabbè. Allora, ragazzi, avere a che fare coi cani è brutto perché sono agili, ovviamente. E vabbè. Vabbè. Minchia! Allora, mi sto mettendo nervosa. Mi sto mettendo nervosa! Accipicchia! Vabbè. Cioè, ragazzi. Ma va a cagare, va. E un altro! Siamo messi proprio a posto, guarda! Porca vacca. Al volo, sì. Magra consolazione! Accipicchia! Ho dovuto, ragazzi, per forza usare lo spray. Ho sprecato tre colpi. Cioè, sprecato. Ho usato due colpi del fucile, di cui uno però l'ho sprecato. Basta. Basta, basta. Non ce la faccio più. Non ne posso più. Accipicchia. Ok, ecco qua, ragazzi. Per fortuna la volante era proprio questa. Voilà, voilà, voilà. Il calcio sempre per la Matilda. Mica quante cavolo di modifiche fantastiche. Una modifica per la Matilda che permette di sparare tre proiettili contemporaneamente. Wow. Ovviamente adesso occupa due slot, ma sti cazzi. Che figata. Woo. Va bene, ok, sono contenta. La cosa mi piace, questa la possiamo scartare, ragazzi, tanto non ci serve più a niente. Adesso, ragazzi, visto che ho avuto la reminiscenza che c'era magari un computer di qua, direi che possiamo un attimo provare a tornare da dove siamo entrati la prima volta. Spero di non sbagliarmi, perché se no magari mi sto ficcando soltanto nei guai. Allora, qua c'è tra l'altro, per fortuna, per poter salvare. Però qua, ragazzi, mi dice che oddio, non sembrerebbe esserci nulla di utilizzabile. Vabbè, allora, intanto direi di depositare un attimo ste assi di legno e di portare con noi uno spray medico. Cioè, è l'ultimo che ci rimane, tra l'altro. Va bene. Ok. Approfitto, salvo la partita. Allora, io mi auguro che qua non mi esca sinceramente più nulla di spaventoso e orribile. Anche se questo corridoio effettivamente risulta ancora incompleto, non so perché. Forse è per la pianta verde che ho lasciato qua, ragazzi, che è il caso di prendere. Allora, qua si può scendere proprio nella parte macchine, ma non era qua che io volevo scendere. Allora, prendiamo la pianta. E adesso, infatti, risulta tutto completo. Solo che di qua, ragazzi, non si può più tornare indietro. Allora, niente da fare. Nella sala macchine, ecco. No, la sala macchine, ragazzi, è completa. C'è una teca per armi speciali. Non è che magari devo entrare lì? Vabbè, non lo so, ragazzi. Allora, in questo magari mi darete una mano voi. Quindi non ci resta che tornare, alle celle e finalmente inserire i due componenti elettrici che abbiamo trovato. Ok, ragazzi, l'ingresso è qui. Io temo purtroppo di trovare brutte sorprese, sinceramente. Però magari, dai, per una volta può darsi che sarò fortunata, anche se ho i miei grossi dubbi. Anche perché ci ricordiamo, ragazzi, che queste celle sono piene di zombie. E la cosa è altamente preoccupante. Perfetto, eccoci qua. Non ci resta, ragazzi, che inserire i componenti. Ah, aspetta, me li devo combinare? No. Non mi permette di usarli. Aspettate un attimo. Ok, si possono aprire le scatole, ragazzi. Ok, cosa che non avevo mai fatto. Effettivamente, facciamo lo stesso con quest'altra. Mi dimentico sempre che in Resident Evil bisogna esaminare tutto. E infatti, ecco qua. Adesso sì, possiamo usarli. Ecco qua. Uno e due. Adesso suppongo che bisognerà trovare il modo di collegare i due fili in ingresso a quello lì. Allora, qua va così. Questo non credo che servirà a qualcosa. Questo si può ruotare solo di qua. Questo si può ruotare di qua.
A posto. Ok, ragazzi, abbiamo avuto la fortuna di trovare un altro spray medico. Qua c'è la nota di Ben. La centrale è invasa da quei mostri. Riesco a sentire i loro lamenti anche da qui. Ma non sono loro che mi spaventano. Nome in codice? Tyrant o Tyrant, non so. L'arma biologica definitiva sviluppata da quei bastardi nella massima segretezza. È il solo pensiero che quella bestia sia qui intorno. È molto probabile che abbiano ordinato di eliminare ogni testimone. Ecco perché è stato ucciso esattamente dal Tyrant, ragazzi. Ok, finalmente dopo tanti secoli possiamo prendere il pass. Anche lui si trasformerà? No, gli aveva spappolato la testa. Questo non spiega le voci che riguardano l'orfanotrofio. Era davvero troppo strano che la Umbrella comparisse tra i donatori. Mi avevi detto che l'intervista era sulle borse di studio della Umbrella. Dai, Annette, a chi credi che importi? Vogliono sapere del virus G e di quella cazzo di voragine che si è aperta in città. Girano voci che vada dritta al tuo laboratorio sotterraneo. Allora, hai Laboratorio. intenzione di dirmi tutto oppure vuoi L'intervista è continuare a fare la terminata. mis... Stronza. Ok, si gli aveva spappolato la testa. Perfetto, questa è stata trascritta l'intervista. Dritta al tuo laboratorio, insomma, una tipa, a quanto pare, ragazzi. Abbiamo ottenuto finalmente la tessera del parcheggio. Cosa stanno cercando? E io adesso ho sinceramente paura. Ragazzi? Perché non so, a me sta situazione puzza. Ecco Si qua, mette male. lo sapevo, lo sapevo. È chiusa. Ok. Oh, ah, perfetto. Ok, perfetto. Mi sembrava strano, ragazzi, che servisse ad aprire. Oddio, ma qua ci sono altre celle. Dateci un taglio. Aiuto. Ahia, la concia di tua ermana. La concia di tua ermana, essa puta de mierda. Déjame en paz, tío, déjame en paz, lasciami in pace, accidenti! È pieno di mostri! Aiuto! Aiuto! Apri, apri, apri! Minchia, minchia, minchia. Ok, con calma, con calma. Il Tyrant, ragazzi, ci ha raggiunto. Chi ci salva le palle adesso? Ah, è la Giappo! Arriva! Oh! Madonna, potevi prendere in pieno quasi anche me, eh? Madonna, però almeno ci ha salvato, dai. Fantastico, grazie. Grazie, continui ad essere Sono estremamente stanca. sexy. A chi lo È la dici? seconda volta che ti salvo. Ma io mi sono fatto. Sai che giro mi sono Pensavo fatto finisse io? tutto. Ehi, questo non è un gioco. Oddio, Sono. minchia, ma che Ma qui non muore niente. è? E sembrerebbe di no. Ok, aveva previsto anche Hai con te la l'esplosione. tessera? Sì. Sì, Ce l'ho, eccola, e eccola qui. qua. Speravo potesse spiegarmi. Forse. Prima lo sento. Ok, Andiamo. ma... Quell'affare è immortale o l'esplosione bastava? Non lo so, vabbè. Usiamo pure la tessera, non vedo l'ora di andarmene di qui. Perfetto. Ok, signora, grazie mille comunque per avermi salvato le chiappe un'altra volta, eh. In fuga dall'incubo. Benissimo. Ok, qua c'è una pianta, io direi di prenderla, visto che ci siamo. Lo sta ascoltando. Ok, mi sa spiegare adesso? Era l'informazione che voleva? Purtroppo no. Ben ha fallito. Allora Che che cosa cerca diamine? esattamente? Altre informazioni su chi ha causato il disastro. Sì, E tu? ma... Credi di poter salvare il mondo? Ho detto a Branna che avrei cercato aiuto. Buona fortuna, allora.
Wow, lì c'è un negozio di armi. Che ne dice di farci una capatina? A me piacerebbe tantissimo entrare lì. Quanto mi piacerebbe entrare lì. Signora, aspetti un attimo che do un'occhiata. Non posso entrare, È vero? bloccata. Ovviamente no. Ecco. L'unico modo è passare per quel tubo. Ah, vedi? L'avevo già capito. Sarebbe meraviglioso poter prendere tante belle armi fantastiche, potentissime. Un lanciafiamme, qualcosa. Non lo so. Uno sparamissili. Butta qualsiasi cosa potente e fantastica. Che disastro. Ammazza, oh. Sì, vedo che è un bel disastro. Che guardi? Che cerchi? Ah? Oh. Ma fammi, no? Tanto le rogne me le gratto sempre io. Wow! Canna lunga per una modifica. Aumenta la capacità massima a 8 colpi. Restringe la rosa dei colpi aumentandone l'efficacia. Fantastico, li combino subito. Che bello, ovviamente adesso immaginavo. Occupa anche il fucile a due posti nel nostro inventario. Va bene, dai, ce ne faremo una ragione. Che sta cercando, signora? Ma guardi pure da altre parti. A parte che qua dentro non vedo niente. Allora, combiniamo, ragazzi. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere perché non credo che avremo altre occasioni del genere, anche se qua è tutto spaccato, tutto. Non muoviti, non le farò niente. Ho detto, non muoverti. Voglio solo passare. La prego di abbassare l'arma. Stai zitto. Adesso ti giri e torni indietro. Oh oh. Sua figlia servono cure. Non dirmi come trattare mia figlia. Ok. Oh, calma. No, aspetta. Spostati. Va eliminata prima che si trasformi. Eliminata. È un È la mia mostro bambina, ormai. cazzo. Non è più la tua bambina. Mi Ada. dispiace. Lasciamo stare. Non è più tua figlia. Ti Emma. Tesoro, ti ho detto di stare dentro. divorerà. Ti divorerà senza alcuna pietà. Sì, cara, papà è qui. Ok? Oh. Cazzotte là fuori. Guardate che hanno fatto. Sei un poliziotto. Dovresti sapere perché, come diavolo è potuto succedere. Era il nostro angioletto. Mamma dorme, tesoro. Ok? E ora farai nanna anche tu, ok? Emma? Andate via! Lasciateci in pace! Senta, Che va bene triste, tenere raga. all'oscuro me, ma perché lui? Voglio scoprire che succede qui e fermare chi c'è dietro. Aiutare persone così. Per questo sono entrato in polizia. Io devo fermare l'operazione dell'Umbrella. Potremmo morire. Voglio salvare questa città. Io ci sto. Grande Leo. Grande Leo. Sei tutti noi. Mamma mia, che cosa triste, raga. Che scena triste. Oddio. Non pensavo che anche Resident Evil potessero esserci scene così strazianti, ragazzi, perché è stata effettivamente straziante, diciamocela tutta, eh. Mamma mia, che tristezza. Allora, qua dentro c'è qualcosa di incompleto, tra l'altro, ancora. Vediamo che cosa mi è sfuggito. Ok, qua c'è qualcosa. Una granata. Ok, abbiamo preso tutto.
Raga, vi giuro che mi ha intristito da morire. Che cosa brutta, davvero, davvero straziante, è il termine giusto. Conosci Possiamo l'Umbrella andare. Corporation? È un'azienda che produce segretamente armi biologiche. Ok. Hanno un virus, trasforma le persone in creature indistruttibili. Questo spiega tutte le cose orribili. C'è un ma. C'è un ma di cui mi vuole parlare? È sicuro che vuole scendere con quei tacchi? Va bene. Per questo sto cercando Annette Burke. È la ricercatrice dell'Umbrella che ha diffuso il virus. Devo neutralizzarla. Lei ha diffuso il virus? La ucciderò io con queste mie stesse mani. Come diavolo ha usato fare una cosa del genere? Che scandalo, minchia. Ha portato l'umanità tipo alla distruzione. Ammazza come cavolo è agile, signorina. Incredibile. È veramente ammirevole tutto quello che fa. Arriveremo ad Annette. A quanto Davvero. dice, le fogne sembrano un posto adatto. Poi, dopo Effettivamente. di te. Wow, Wow. grazie. Di solito non si usa prima le signore. Io le copro le spalle. No. Va bene, ok, come dice lei. D'accordo. Allora, per fucile ci abbiamo solo sti colpi qua, ragazzi, 5. Non mi sono portata appresso pure sta chiavetta che a quanto pare adesso non mi servirà assolutamente a niente. Va bene, perché diavolo Annette dovrebbe essere qui? È vero che è un posto che lì si addice, però. Non riesco a immaginare uno scienziato qui sotto. Per il QG così si arriva al laboratorio segreto dell'Umbrella. Ah. Le fogne sono gestite dal comune. Come possono nascondere alle autorità una struttura così? Benvenuto in America. L'Umbrella controlla Raccoon City da anni. Ah sì? No. Caspiterina. Vabbè, visto che stiamo andando giusto a quanto pare nella tana del leone, non oso immaginare cosa aspettarmi. Insomma, se c'era quel mostro indistruttibile che ci seguiva di là, figurati qui. No? No, signorina, non mi dà ragione. Merda! È un terremoto! Me lo auguro davvero. Non credo sia un terremoto. Ah, chissà perché è una pessima sensazione. Non penso proprio sia un terremoto. Non credo proprio sia un terremoto. Ah, che cos'è quel Ma che diavolo? Stai attento. Dio solo sa cosa c'è. Chissà che cosa c'era qui. Lo sapevo. Oh mio Dio, era enorme. Accidenti. Ah, ok, c'è la stanza di salvataggio. Perfetto, allora lasciamo uno spray medico da parte che non si sa mai, idem questo, e la granata vabbè me la tengo, dai. Acci picchia, lo sapevo, vedete che c'avevo una strana sensazione, io lo sapevo, il mio sesto senso non sbaglia quasi mai ragazzi, perfetto, allora direi che è il caso di salvare la partita, no? Ah. Venga signora, non mi lasci da solo, eh? Che non ho la minima intenzione di andare qua da solo. Dov'è la signora? Signora! Signora! Venga con me, non resti lì impalata a fissare il vuoto, forza, mi segua! Vabbè, mi vuole lasciare da solo, ho capito, va bene, mi avventuro da solo. Tanto, che fanno? Ok, si è fatta venire un minimo scrupolo di coscienza. Mi segua, ci picchia, non mi lasci qui da sola! Un attimo fa c'era una cosa enorme qui. Allora, ragazzi, dopo un attimo di riflessione, visto che qui c'è una stanza di salvataggio, per cui non ho la minima idea di quando sarà possibile salvare la prossima volta, direi che magari è il caso di fermarci qui per oggi, perché non ho la minima idea di che cosa mi troverò di fronte, sinceramente, da qui in avanti, per cui potrebbe essere magari complicato, pericoloso e lunga la cosa, per cui penso che mi fermerò qui, ragazzi, come sempre, lasciatemi tutti i vostri suggerimenti qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!